È tornata Barletta senza medaglia al collo, ma con il sorriso sul volto, perché un settimo posto continentale rappresenta comunque un motivo d'orgoglio sia a livello personale che per la sua associazione. Ad Alessia Santeramo in pratica è mancata soltanto la ciliegina sulla torta ai campionati europei giovanili di scacchi che si sono conclusi martedì scorso a Batumi in Georgia. Era in testa alla classifica alla vigilia della nona e decisiva manche, ma la sconfitta contro l'estone Mainarva le ha negato la possibilità di salire sul podio. È stata un'esperienza unica, come sempre tutte le manifestazioni internazionali sono. Certo, un po' di rammarico finale rimane, perché è stata sprecata un'importante occasione di raggiungere un traguardo unico nel suo genere. Quindi, però comunque rimane un traguardo importante, significativo, uno dei primi piazzamenti in Europa. Ovvia, scontata e giustificata anche la soddisfazione di Aldo Gerundini, presidente dell'associazione Barletta Scacchi Club. Il circolo è orgoglioso dell'impresa che ha fatto Alessia, e soprattutto per lei, anche per la città. Sapevamo del valore della ragazza e un piccolo pensierino l'avevamo anche fatto, tant'è che poi i progressi, i risultati che sono venuti poi nel corso del torneo ci hanno un po' dato ragione. Alessia Santeramo ha soli 16 anni, ma è già tra le migliori d'Italia a livello assoluto e tra le migliori d'Europa nella sua categoria. Ecco com'è nato il suo feeling con gli scacchi. È iniziato dai banchi di scuola, ho iniziato con un progetto scolastico, poi mi sono appassionata, ho iniziato a frequentare un circolo e da lì pian piano i vari tornei, i vari campionati, fin qui. Tutto è cominciato a scuola dunque, ed è proprio sulla scuola che punta l'associazione Barletta Scacchi Club per avvicinare i più piccoli agli scacchi. Nelle varie scuole si fanno i nostri istruttori vanno per fare i corsi di scacchi. E lì chiaramente i ragazzi conoscono il gioco e si appassionano, e chiaramente i più bravi poi decidono di continuare frequentando appunto il club. Noi come scuola crediamo molto nella capacità degli scacchi di sviluppare le competenze logiche e matematiche e di ragionamento degli alunni, soprattutto perché sviluppare la capacità di concentrazione e di ragionamento, di riflessione e anche per sviluppare una sana competizione nel gioco tra gli alunni. Gli scacchi sono proprio cibo per la mente, quindi sono sfidati ogni volta e quindi che dire, insomma, la logica e la matematica aiutano tanto in tal senso, e tra di loro si crea questa competizione sana che sfocia poi nei tornei e nei vari corsi che facciamo qui a scuola.